Ok, questo sì, mi interessa vedere lo sguardo che hanno su questo posto, va bene, però loro che ci sono abituati da loro. Io non mi se non lo faccio io. Ok, silenzio quando c'è la registrazione. Ma io non discuto il telefono. Ok. Non sono i turisti anche, guarda che bella. Io vado ad avvisarli. No, perché ho il piacere di condurre e coordinare. E il gruppo di più di 20 ragazzi che sono qui del laboratorio ha fatto un gran bel percorso. Io sono molto contenta dei risultati fin qui ottenuti. E siamo partiti con l'idea, visto il macro contesto di San Benito, diciamo questo macro sistema che include diversi argomenti, di dividerci in gruppi. E così diversi gruppi hanno lavorato su diversi argomenti. E questi che adesso seguono sono gli argomenti e i gruppi che hanno lavorato su San Benito. E che vedrete, non mi piace. Allora, motori, squadra di polizia, motore 2 partito, seconda Maria Arena, check, sono passati 4 mesi da quando abbiamo intrapreso il percorso del laboratorio per la realizzazione della World Serie che uscirà. Quando se ne andrà il motorino? Sì, continuiamo. Sono passati 4 mesi dall'inizio del laboratorio. Tutti sappiamo che San Berillo è un microcosmo che non è fatto solo di ruderi, e però bisogna parlarne e farli parlare, forse fare parlare anche questi ruderi. Per cui i gruppi all'opera per la produzione della webserie adesso si presenteranno con i loro argomenti. A me va bene. Ok. Sì, deve essere, io sono introduttiva. Va bene. Vai. Cambio di inquadratura. Ciao. Sono passati 4 mesi dall'inizio del laboratorio dedicato alla realizzazione di una web serie documentaristica sul quartiere di San Berillo di Catania che uscirà a partire dal prossimo autunno 2016. Il gruppo, grande gruppo del laboratorio era composto ed è composto da 20 partecipanti e abbiamo considerato una divisione in gruppi, sottogruppi, per dedicarci ai vari argomenti che fanno parte di questo microcosmo che è San Benito. I vari argomenti identificati che adesso sono passati 4 mesi dall'inizio del laboratorio dedicato alla realizzazione di una web serie documentaristica sul quartiere San Benito di Catania. E io coordino i lavori di questo grande gruppo che si è immerso nella realtà del quartiere di San Benito fisica ma anche diciamo teorica e anche ha incontrato persone dentro il quartiere, fuori dal quartiere, diciamo tutto. Quindi le tematiche che emergeranno dalla webserie sono differenti e sono molteplici e anche complesse da affrontare. I vari gruppi che adesso... Perché sì. Prima abbiamo parlato e le piaceva. E quindi scusatemi, cosa vuol dire che parlo tra di loro? No, è evidente che stanno parlando al pubblico. Sì, però ci sono alcuni momenti in cui si passano la parola e si guardano. Certo, non dovete stare impalati così. No. Chi non parla può guardare l'interlocutore che parla. Okay. È una cosa allora, quando mi date le azioni io. Ora c'è Natalia che gestisce le macchine. Motore? Motore 2 partito. Partito. Ciak. Azione. Noi ci siamo occupati del tema della prostituzione che è forse probabilmente il tema che più di tutti caratterizza il quartiere di San Benito. Abbiamo conosciuto diverse prostitute, abbiamo ascoltato le loro storie, abbiamo cercato di dare luce, di dare parola alle loro vite. Ci siamo resi conto in particolare di come questo quartiere rappresenti lo spazio per molte di loro di vivere una sorta di seconda vita, sia per le prostitute transessuali che qui hanno modo di mettersi in gioco e sperimentare la propria femminilità in divenire, sia per le altre prostitute che qui possono lavorare a riparo dagli sguardi discreti e dai pregiudizi di una società che tende all'esclusione. Ecco perché abbiamo in programma di intervistare e invitare ufficialmente nel quartiere l'assessore alle politiche sociali
per creare una sorta di sinergia tra le istituzioni e il mondo della prostituzione, che fino ad ora sono stati due mondi separati, mentre il nostro obiettivo è cercare di portare attraverso questo percorso ad una reale inclusione. Beh, si dice stop, stop, la rifacciamo, molto bella. Allora, reale inclusione, potremmo aggiungere... Molto probabilmente caratterizza più di tutti il quartiere di San Berillo. Abbiamo incontrato le prostitute che lavorano qui nel quartiere, abbiamo parlato con loro, abbiamo cercato di dare voce alle loro storie, alle loro vite. Infatti noi ci siamo resi conto di come questo quartiere rappresenti lo spazio in cui molte prostitute hanno l'occasione di vivere una sorta di seconda vita. Le prostitute transessuali qui hanno lo scenario ideale per mettersi in gioco e sperimentare la propria femminilità, mentre le altre prostitute possono qui lavorare al riparo dagli sguardi indiscreti e dai pregiudizi della società che intende prostituirsi. Ecco perché abbiamo in programma di intervistare e portare nel quartiere l'assessore alle politiche sociali per creare una sorta di sinergia tra il mondo delle istituzioni e il mondo della prostituzione, che fino ad oggi sono rimasti, diciamo, due mondi separati, a San Berillo, a Catania, ma come anche in altre città d'Italia. Annalisa, prendi il sole? Non il sole? Allora, innanzitutto sono fatto della chiamata. Cioè, ti direi non bucare qua perché è proprio siamo al limite. Abbiamo... i piedi mettiamo lì. Un sorriso della stampa. Artisti e artisti all'interno del quartiere. E abbiamo incontrato diverse realtà. Alcune di queste realtà si occupano di aspetti culturali e artistici. Grazie. Gruppi teatrali, ad esempio, come Andrea, che con Andrea San Berillo ha cercato di coinvolgere il quartiere in performance teatrali, o Zinna con la ballata di San Berillo. Possiamo andare? Possiamo andare? Parla Giorgio. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bene, ok. Si vede?